Le persone si stanno comportando, direi, bene, eh, occorre andare avanti con i vaccini perché, come si è visto in una settimana, con i vaccini, evitando gli assembramenti, mantenendo la mascherina, mantenendo le distanze, facendo igienizzazione, passiamo da 95 contagi a 59, quindi 36 contagi in meno. È evidente che eh, significa che tutti devono fare anche se non è obbligatorio il vaccino e poi mantenere quelle regole fondamentali per evitare eh, di ricadere, come ho detto più volte, oramai in zona eh, diciamo, arancione o tanto peggio in zona rossa. Gli esempi sono tanti in Italia che da zona bianca sono ritornati addirittura arancione oppure peggio ancora in zona rossa. Quindi, mantenere grande attenzione e guardare avanti perché insomma abbiamo bisogno di rifare la vita normale a cominciare dall'estate. Il comune guarda avanti soprattutto per i giovani, nuovi progetti per le biblioteche, nuovi progetti per le scuole per un futuro sempre più roseo. Ma stiamo lavorando sul comune, sul teatro i lavori della biblioteca per rimettere a nuovo la biblioteca, stiamo lavorando su un progetto per le nuove generazioni, anzi due progetti che coinvolgono i ragazzi nel lavoro, la formazione, i lavori socialmente utili, l'applicazione di un'ordinanza sul decoro con la legge regionale, i finanziamenti della regione. E stiamo lavorando per far funzionare il tavolo per l'occupazione, il lavoro, la crescita e la formazione professionale insieme alla Regione perché puntiamo all'occupazione, all'occupazione giovanile, alla piena occupazione e ad una ripresa ancora più veloce della competizione internazionale. Stiamo lavorando anche per costruire nel polo scolastico, diciamo parafrasando, della cantina sociale. Della Morciola, una scuola di alta formazione professionale per la competizione internazionale per formare giovani manager, per rendere le nostre imprese sempre più competitive nello scenario europeo e nello scenario internazionale. Quindi, come si vede, siamo in piena attività.